Tra pochi mesi, esattamente il prossimo settembre, si celebrerà il 150° anniversario, della presa di Roma, di quell'evento conosciuto anche attraverso, la definizione, Breccia di Cortavia. Dunque, questo avverrà, come sappiamo, dopo che, nel 2011, quindi piuttosto recentemente, pochissimo tempo fa, un altro avvenimento, di pari importanza per la nostra storia, ha raggiunto il medesimo traguardo. E faccio evidentemente riferimento alle celebrazioni, che si sono svolte, per il 150° appunto anniversario, della nascita dell'Unione d'Italia, dell'Unità d'Italia, diciamo così, della conclusione del processo unitario. Dunque, noi abbiamo questi due accadimenti storici importantissimi, ripeto, per la nostra storia nazionale, quantomeno, cioè 1861, nascita dell'Unione d'Italia, Unità d'Italia, e 1870, presa di Roma. Che di fatto, considerati, unitamente, credo possano, ben rappresentare il corollario, diciamo così, della grande epopea risorgimentale, cioè di quel movimento, di quella parentesi che si prefiggeva, l'obiettivo fatidico, non esiterei a definirlo tale, di riunificare tutti gli stati preunitari, porli, sotto l'egida di un'unica autorità giuridica, di un unico impero. Insomma, di fatto fu quello che avvenne appunto con la nascita del Regno d'Italia. Quindi potremmo dire, senza troppi problemi, che questo periodo che stiamo vivendo, questi ultimi anni, in buona sostanza ci permettono ci danno la possibilità di andare un po' ad avanzare dei ragionamenti, su quello che è stato, il periodo storico in cui, nacque, in cui, trova origine, insomma, questo strampalato e bistrattato paese, di cui facciamo parte. E ovviamente faccio riferimento esclusivamente, all'aspetto statuale dell'Italia, all'aspetto statuale più recente, cioè appunto il Regno d'Italia prima e poi dal 1946 la Repubblica Italiana, perché è evidente che se invece volessimo fare riferimento, all'origine, mi verrebbe da dire così, etnico-culturale, forse anche genetica, degli italiani in quanto tali, beh, è evidente che a questo punto dovremmo risalire molto più indietro nel tempo. A me personalmente farebbe piacere, poiché questa è una delle attitudini che mi contraddistinguono, andare un po' a considerare il punto di vista, degli sconfitti, o quantomeno di quelli che la storia ci ha consegnato come tali. Ovviamente, faccio riferimento alla Chiesa Cattolica, ed è un punto di vista che non sempre viene considerato, come si converrebbe. Dunque, in seguito appunto, alla famigerata presa di Roma, si aprì il grande periodo addirittura della questione romana. Insomma, lo sappiamo bene, adesso non è che ci si debba ritornare, con chissà a quale profondità d'analisi, però in buona sostanza sappiamo che, nacque una frattura, si originò una ferita profondissima tra appunto il nascente Regno d'Italia e la Chiesa Cattolica, lo Stato della Chiesa, poiché, la sovranità, di uno Stato legittimo, del Patrimonium Sancti Petri, venne violata con una violenza inaudita. Allora, per considerare questo punto di vista, proverei ad azzardare, diciamo così, un parallelismo che, ai più potrebbe sembrare anomalo. Cioè, io avrei piacere o troverei indicato, mettere sullo stesso binario appunto la presa di Roma e una vulgata che oggi va piuttosto di moda, quella legata al sovranismo. Dunque, che cos'è il sovranismo? Bene, se non ho capito male, credo che piuttosto sinteticamente si possa definire, sovranismo l'insieme di tutte quelle, rivendicazioni, degli individui che non vedano proprio di buon occhio, diciamo così, la progressiva erosione della sfera della sovranità degli stati nazionali, in favore il più delle volte di entità appunto sovranazionali che, negli ultimi anni sono riuscite a, diciamo così, requisire sempre di più le prerogative proprie, degli stati. In questo senso, l'esempio più lampante che si può portare, perché è quello che ci riguarda, insomma, più direttamente, è appunto
diciamo, il contrasto tra Italia ed Unione Europea, cioè più che altro il contrasto che viene piuttosto animatamente argomentato, diciamo così, dai gruppi euroscettici, i quali appunto, in quanto sovranisti, non vedono proprio di buon occhio il fatto che l'Unione Europea, nel caso di specie, ripeto, sia riuscita sempre di più negli ultimi anni, negli ultimi decenni, ad entrare a gamba tesa con una ingerenza piuttosto proficua, insomma, in quasi tutti gli aspetti della vita pubblica italiana, come la politica industriale, la politica monetaria, eccetera, eccetera, eccetera. E questo appunto evidentemente ha molto a che fare con un elemento fondamentale per la sussistenza degli stati, appunto la sovranità. E se mi è permesso, inoltre avrei piacere di portare, diciamo così, un altro esempio di avanzare la lettura di un'altra dimensione che potrebbe essere utile per rendersi conto di quanto la sovranità sia necessaria, indispensabile, sia una sorta di condizio sine qua non per la sopravvivenza di uno Stato. Ed è il caso dei conflitti bellici, in particolare delle aggressioni militari che uno Stato decide di portare nei confronti di un altro Stato sovrano. Allora, anche in questo caso credo potrebbe essere utile portare un esempio concreto tra tutti quelli che, insomma, la storia recente ci mette a disposizione. Quello siriano credo sia il più emblematico. Dunque, cosa è successo in Siria? A dispetto di quanto raccontatoci dai mezzi di informazione mainstream, cioè dai grandi soloni, dai grandi sacerdoti dell'informazione ufficiale, dagli editori responsabili, perché così oggi vogliono farsi chiamare, non è scoppiata una guerra civile in Siria. È successo che alcuni stati ben precisi, delle grandi potenze legate alla sfera euroatlantica, ma non solo, legate anche al mondo arabo, in particolare alla dimensione del Golfo Persico, hanno deciso deliberatamente di iniziare una guerra per procura contro il legittimo governo siriano, al fine, ognuno di essi, di cercare di portare a casa i propri obiettivi strategici, siano essi economici, commerciali, geopolitici o quant'altro. Dunque, questo è un classico esempio, veramente un esempio. Insomma, non se ne potrebbero trovare di più indovinati, di più azzeccati, di come, a mio modo di vedere, la vulgata sovranista a cui facevo riferimento poco fa sia tutto sommato del tutto condivisibile. Voglio dire, qualsiasi individuo dotato anche di un minimo di raziocinio non possa che considerare un atteggiamento di questo tipo del tutto esecrabile, voglio dire, fraudolento. Andare armi e bagagli, diciamo così, a cercare di ingerire un governo legittimo, cercando di spodestarne il capo del governo, in questo caso Bashar al-Assad, è appunto, ripeto, un atteggiamento assolutamente da biasimare. Allora io mi chiedo, stante questo, ripeto, una ricostruzione sulla quale credo i più saranno d'accordo, come si fa a non considerare una violazione legittima, imperdonabile, quella del nascente Regno d'Italia che con l'esercito piemontese andò a violare la sovranità dello Stato Pontificio? Perché di questo parliamo. Allora, quello su cui avrei piacere di far riflettere è: se si considera il sovranismo, ripeto, una rivendicazione più che legittima, quando ad essere aggredito è l'Iraq piuttosto che l'Iran o piuttosto che la Siria o piuttosto che qualsiasi altro paese vogliate voi, perché allora non si avanza questo tipo di lettura? Ovviamente voglio dire solamente in termini storici, perché parliamo di avvenimenti molto, insomma, abbastanza lontani da noi, nel momento in cui ad essere aggredita fu la Chiesa Cattolica, fu lo Stato della Chiesa, ripeto, uno Stato sovrano, legittimamente esistente. Perché?
Perché questo non si fa? Allora, in virtù di tutto ciò, io credo si possa considerare la presa di Roma una sorta di export democracy ante litteram, né più né meno. Cioè, quello che avvenne allora fu un'aggressione proditoria, mano militari, ripeto, di uno Stato sovrano, di un legittimo Stato sovrano, né più né meno. Ecco, come al solito, se mi è consentito, senza che per questo si debba scorgere in me un atteggiamento eccessivamente arrogante, io credo di dover avanzare una piccola tiratina d'orecchie nei confronti della popolazione cattolica, perché anche in questo caso immagino che appunto quando verrà il prossimo settembre ed in pompa magna verrà celebrato questo avvenimento, credo che i cattolici italiani animati da spirito nazionalistico non avranno tanti problemi ad unirsi ai festeggiamenti. Io invece personalmente, sommessamente, credo che un atteggiamento di questo tipo non renda tanto giustizia alla fede che si professa e non renda tanto giustizia alla verità storica. Buon viaggio intorno al sole.